Buongiorno a tutti ragazzi, oggi vorrei parlare con voi della teoria degli alibi e vorrei parlare con voi di questa situazione. Noi tutti, quando intraprendiamo qualunque tipo di percorso, qualunque tipo di obiettivo, ovviamente siamo a inizio anno, nuovi propositi, nuova vita, vorremmo che tutto quello di sbagliato che dell'anno passato è successo, nell'anno nuovo fosse totalmente diverso. Quindi di solito noi cosa facciamo? Vogliamo sempre arrivare da A a B, ci vogliamo arrivare in modo veloce, efficiente ed efficace e anche in maniera sicura. Quindi vogliamo ovviamente tutto e subito. Perché sinceramente in questo momento noi siamo in una fase della nostra vita, della nostra società, dove vogliamo tutto e subito. Spesso invece non ci rendiamo conto che non è facile avere tutto e subito e il successo, come gli obiettivi e tutto il resto, è sempre dettato da una miriade di situazioni difficile da averle in modo empaticamente forte, perché semplicemente è empirismo, empirismo, empirismo. Rifare, rifare, rifare. Quindi il più delle volte, quando noi incominciamo a essere in una situazione di peak state, magari cosa vuol dire? Siamo carichi, siamo vogliosi, magari invece siamo ugualmente al contrario, talmente scarichi che diciamo basta, ok, da domani è tempo di cambiare e quindi diciamo perfetto, voglio arrivare in quella situazione, ci voglio arrivare in modo veloce, ovviamente voglio arrivarci in modo sicuro e garantito. Poi cosa succede? Che poi andiamo avanti alla nostra routine giornaliera e tutto cambia. Quindi i nostri alibi quali sono? Quel sistema allenante di Filippo non funziona, sicuramente non funzionerà. Oppure magari altre persone diranno sì, Gore funziona, però per me non va bene. Per 3.000 motivi, perché la mia motivazione incomincia a scemare, perché tutto quello che io credevo di volere non è veramente quello che voglio, perché non è il momento giusto, perché dai, veramente non è proprio quello che voglio, non è ciò che volevo dalla vita, non è, se non l'ho fatto adesso non lo farò più, tutto è cazzato ovviamente. Oppure magari altri diranno, sì ma Gore, il progetto di Filippo è un buon progetto, è un ottimo sistema allenante, sistema di alimentazione, è un'ottima situazione di vita, è giusto anche per me, però ho degli alibi esterni. La moglie, il figlio, la ragazza, gli amici, il lavoro non mi permettono di intraprendere questo stile di vita. Ecco, noi tutti ragazzi, quando abbiamo paura, e io per primo ho spesso paura, abbiamo tutto quello che si dice la teoria degli alibi. Gli alibi non fanno altro che darci una sorta di cerotto immediato e istantaneo, una doccia di calore, come se noi adesso in questo momento magari ho freddo, è come se mi buttasse addosso dell'acqua bollente. Avrei in un secondo molto calore, starei molto bene, però ovviamente 2 secondi dopo starei molto peggio di prima. Ecco, gli alibi fanno questo, ci fanno rimettere in una situazione di caldo, in una situazione di comfort immediato, che però non è veramente quello che ci serve. Quello che invece a noi ci serve è essere non persone reattive alla paura, che ovviamente la paura immaginaria che sia oppure reale scappano, invece delle persone proattive. Una persona che magari, nonostante abbia paura, non si ferma agli alibi, ma va avanti, cerca comunque sempre di intraprendere un nuovo percorso. Quindi, come vedete, in questo momento anch'io sono in mezzo a una folla, qui in Valle Ceccarini, a Riccione, non è facile parlare, però il mio progetto mi impone comunque di essere proattivo, di essere voglioso, di non pensare a tutto quello che ho esternamente a me e di concentrarmi solamente su di voi. Voi fate come me in questo momento, concentratevi solamente su voi stessi, intraprendete una giusta strada, andate da A a B, andateci in modo velocemente, veloce ed andateci in modo sicuro. Sapete benissimo su chi dovete contare, sapete benissimo chi ha già avuto le vostre stesse esperienze, potrei raccontarvi 1000 storie su quello che io credevo che non andasse bene, sulle mie motivazioni che scemavano e su quello che esternamente non andava. Il tutto però alla fine, ragazzi, è solamente una persona che ce l'ha fatta rispetto a una persona che non ce l'ha fatta. Vincere o perdere, questa è la scelta, la palla al centro, giocala e vediamo cosa fai.